sicuramente la prima doppietta in biancorosso per Ilari. Non so quante volte nella sua carriera abbia fatto due gol in una partita, ci togli subito il dubbio? No, in realtà nei professionisti è la prima, quindi insomma una bella soddisfazione, soprattutto perché ha regalato i tre punti alla squadra, che penso sia la cosa più importante, e sono molto felice perché ovviamente meritavamo questa vittoria, ci abbiamo messo veramente tanto impegno, tanta voglia, e anche quando le giocate venivano un po' meno come nel secondo tempo, accusando un po' di stanchezza, insomma non abbiamo mai perso lucidità, e penso che il risultato sia giusto così, ecco. Giusi e poi Gaetano. Sì, intanto complimenti Ilari per chiaramente la doppietta, ma questa è stata una battaglia vera per il Teramo, una vittoria pesante che proietta il Teramo al primo posto in classifica, anche se per una notte, anche se in modo momentaneo, no? Sì, è stata una partita un po' diversa dalle ultime, nel senso che col campo pesante è chiaro che i valori tecnici vengono un po' meno, e c'è tanta battaglia, tanta guerra, tanti contrasti, e niente, siamo stati bravi a metterla su quel piano. Nel primo tempo sinceramente abbiamo giocato un po' meglio dal punto di vista tecnico, abbiamo creato qualcosa di quello che avevamo provato, poi nel secondo... dopo il pareggio un attimo la partita si è un po' incattivita, ci sono state tante interruzioni, però come ho detto prima siamo stati lucidi fino alla fine e penso che il risultato sia giusto, insomma. Ciao Carlo. Ciao Gaetano. Allora ti chiedo, questa vittoria per come è arrivata non credi che valga doppio, e soprattutto non credi che sia stata ottenuta con il piglio della grande squadra? Ma io ti dico che la mentalità è stata quella solita. È chiaro che in campo si sono viste cose diverse. Effettivamente sembrava quasi pareggiata e invece ci abbiamo creduto fino alla fine, da squadra che voleva a tutti i costi la vittoria, nonostante insomma le difficoltà, nonostante la stanchezza e nonostante l'avversario che era comunque di valore. E quindi bravi tutti e insomma ci godiamo questa vittoria. Adesso torneremo ad allenarci ancora più forte di prima in preparazione del Tour de Force che avremo nelle prossime settimane. Posso una domanda ancora? Vai. Perché io ho letto una partita non bella, Carlo. È chiaro che poi quando le partite non sono belle, quando forse è più giusto pareggiare e vinci, ben venga. Cioè, sono tre punti che pesano quattro volte tanto. Ci può stare. Siete soddisfatti ancora di più per il modo con il quale è arrivata questa partita? Ma noi siamo soddisfatti perché penso che non era nelle, tra virgolette, nelle nostre caratteristiche, insomma, questa partita. È stata una partita di battaglia vera, insomma, gioco spezzettato, continui interruzioni, e c'è stato poco palleggio. Noi siamo abituati a palleggiare molto di più, a volere il possesso della palla, il possesso della metà campo avversaria, e invece purtroppo era difficile perché comunque era un continuo giocare con le palle lunghe, seconde palle, quindi siamo stati molto bravi nell'adattarci a quello che la partita richiedeva, perché questa è la bravura insomma della squadra, e a fare quello che non siamo abituati a fare, insomma, diciamo, soprattutto in casa quando abbiamo il terreno buono, non, insomma, le giocate vengono molto molto meglio. Qui ci siamo un po' adattati e penso, come ho detto prima, che la vittoria sia strameritata per l'adattamento della squadra a tutti questi fattori. Bene. Ecco, Ilari, è una mia impressione o nel secondo tempo il Teramo è apparso un pochino stanco, un po' affaticato, forse anche un po' poco reattivo? E poi ti voglio chiedere, a fine gara cosa è successo? Cosa voleva Scarpa che in maniera minacciosa andava verso il tecnico Paci? Ma aspetta, la prima domanda qual era, scusami? La prima domanda perché poco reattività nel secondo tempo sicuramente sono calati un po' i ritmi e non siamo riusciti a tenere la distanza corta tra le parti, ci siamo allungati un po' troppo, e forse è stato determinante un po' la stanchezza dovuta al campo pesante a cui non siamo abituati. Non lo so quale sia stato il reale motivo, però siamo stati lucidi fino alla fine perché comunque abbiamo cercato di non scoprirci troppo, nonostante questo però cercare di creare delle situazioni interessanti in fase offensiva, volendo a tutti i costi la vittoria.
E niente, invece per quanto riguarda quello che è successo, insomma, sono cose di calcio, e ci stanno, iniziano e finiscono lì in campo, ecco, un po' di discussioni tra le panchine, ma poi anche ampliate dal fatto che ci sia poco pubblico e quindi si sentano un po' tutte le voci, ecco, insomma, come ripeto, sono cose di campo che iniziano e finiscono lì, a mio modo di vedere. Gaetano? Arriva Carlo questo turno di riposo in questo momento qui, un bene o un male per il Teramo? Ma insomma, dobbiamo cercare di fare necessità virtù, come ti dicevo già in precedenza. Abbiamo dei giocatori che sono fuori, speriamo di recuperarli e cercheremo di mettere benzina per il Tour de Force delle prossime settimane. Non possiamo fare altrimenti, quindi attendiamo, ci alleniamo al meglio e ci faremo trovare pronti quando si inizia. Entrare comunque su una partita così, comunque, che su un campo anche difficile, che si gioca comunque poco a calcio perché il campo non lo permetteva, quindi non è facile entrare subito in partita, quindi nel senso, adesso comunque erano anche 6-7 mesi che ero fermo, quindi sto riprendendo adesso il ritmo pian pianino e ci sentiamo anche bene fisicamente. Però sì, comunque anche io avevo questa impressione che più passavano i minuti più mi sentivo in partita e mi sentivo bene. E poi appunto, giocando in un campo comunque così difficile, è anche, sai, più difficile comunque rientrare in partita perché arrivano tante palle sporche, c'è poco comunque giro palla, pochi palloni, sai, giocabili, quindi rimane difficile anche per questo motivo qua. Però sono contento perché abbiamo fatto una gran partita, ci siamo adattati al campo e siamo stati bravi nel finale, è stato bravo anche Carletto a buttarla dentro e siamo tutti felici perché è un risultato molto importante per noi che ci deve continuare a dar morale. Sicuro. Senti Cristian, che sapore ha questa vittoria? Avete giocato contro un avversario che era rimaneggiato su un campo al limite della praticabilità, una partita difficile, è stata una battaglia in campo, però alla fine comunque siete stati lucidi e cinici, direi. No, certo, poi quest'anno comunque ormai siamo tutti a conoscenza che purtroppo la situazione con questo virus sarà questa, finché non uscirà un vaccino comunque ci sarà qualche soluzione. Penso che bene o male quasi tutte le squadre, comunque la maggior parte, tante volte saranno magari decimate da questo problema qua. E quindi siamo stati bravi ad adattarci a questo, perché comunque anche noi avevamo degli assenti importanti. Siamo stati bravi soprattutto a metterci con la testa giusta e a predisporci per giocare una partita magari che era un po' più sporca magari rispetto a quando giochiamo in casa, che il campo comunque permette di poter giocare più calcio. E quindi è molto importante questo, perché comunque essere comunque in grado di riuscire ad adattarsi al campo è molto importante. Oggi secondo me la nostra forza è stata comunque anche sull'1-1 avere una reazione subito, e siamo stati bravi comunque a trovare il 2-1, che comunque era già comunque diverse azioni che stavamo attaccando, e comunque sai, puoi vincere, puoi pareggiare, puoi finire anche il pareggio e non potevi dire nulla. Però siamo stati molto bravi a crederci fino alla fine, questo è importante perché vuol dire che ci stiamo allenando bene anche in settimana e che il gruppo ci crede. Infatti ci abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo trovato la vittoria negli ultimi minuti. Sì, ciao Cristian, ti chiedo, si va al turno di riposo della prossima settimana con una classifica importantissima, al di là dei risultati che poi ci saranno domani, con una gara in meno per il Teramo, tu sei tra quelli che continua a non guardarla la classifica o si incomincia un po' a guardarla? Ma adesso è ancora troppo presto, io penso che bisogna iniziare a guardare la classifica verso febbraio, verso marzo, per come vedo io. Quindi secondo me dobbiamo continuare a guardare partita per partita. Oggi avevamo la Paganese, dovevamo guardare la Paganese. Prossima partita dovremmo valutare partita per partita, senza stare a pensare fra 10 partite come saremo messi, perché tanto non serve a nulla. Anche perché comunque siamo bene o male, siamo tutti lì un punto più, un punto meno, due punti più, due punti meno, quindi basta una vittoria per andare su, una vittoria, una sconfitta per andare giù, quindi secondo me è troppo presto per guardare la classifica. Sicuramente fa piacere perché significa che stiamo facendo un campionato importante e significa soprattutto che stiamo comunque dando continuità a quello che facciamo in allenamento, perché ci stiamo allenando molto bene, il ritmo è alto e riusciamo a portare quello che facciamo in allenamento alla domenica, e questo è molto importante perché non è sempre facile, e sicuramente è una cosa che ci dà morale, ci, ci,
ci dà magari comunque l'idea del nostro potenziale.